Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri nel cantiere dell'Orto Botanico Universitario di Sassari. Un operaio di una delle ditte che stanno lavorando al completamento dei lavori all'interno dell'Orto Botanico a Piandanna stava manovrando un sollevatore telescopico quando improvvisamente il mezzo ha perso aderenza ribaltandosi. L'uomo alla guida ha avuto la prontezza di mettersi al sicuro, rotolando lontano dal braccio della gru e procurandosi soltanto qualche lieve contusione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 e una squadra di vigili del fuoco. L'operaio è stato aiutato dagli uomini del 115 a uscire dall'abitacolo del mezzo meccanico. Gli operatori del 118 invece l'hanno subito portato al pronto soccorso del Santissima Annunziata per affidarlo alle cure dei medici. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. I carabinieri della compagnia di Porto Torres e della stazione di Sorso stanno indagando sulla morte di un 56enne trovato senza vita all'interno di un'abitazione in largo Salvator Ruio a Sorso. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica. Interventi per quasi 2 milioni di euro finanziati dalla Regione che consentiranno di riqualificare numerosi edifici di edilizia residenziale pubblica. La Giunta comunale presieduta dal sindaco di Sassari Nicola Sanna ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica che in alcuni casi prevedono anche lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico. Si tratta in generale di lavori che interesseranno i tetti, le facciate, i terrazzini, l'impermeabilizzazione e il sistema idrico degli edifici. Nella programmazione, afferma l'assessore alle politiche della casa Ottavio Sanna, sono state date in questo modo risposte ai quartieri di Lattedolce, Santa Maria di Pisa e Monte Rosello Alto. La maggior parte degli interventi riguarda le coperture dei palazzi, dove sono state riscontrate numerose infiltrazioni che da anni rappresentano una delle maggiori problematiche. I progetti di fattibilità tecnica ed economica sono stati realizzati da professionisti estratti a sorte tra gli iscritti all'albo comunale dei professionisti. Due gli interventi previsti negli edifici di via Pozzo Maggiore, entrambi da 300.000 euro. In via Nulvi i lavori avranno un importo di 200.000 euro, stesso importo per gli interventi programmati in via Ardara. Tre gli interventi previsti nei 10 numeri civici di via Donizetti nel quartiere di Santa Maria di Pisa, due da 179.000 euro e uno da 215.000. Ammontano invece a 278.000 euro i lavori previsti negli edifici di edilizia residenziale pubblica nelle vie Tissi, Ossi, Usini e Usilo. L'ultimo intervento è previsto anche in via Anglona per un importo di 118.000 euro. Nella sala giunta di Palazzo Ducale, sei dipendenti dell'ATP e i titolari di due gestori privati di trasporti pubblici hanno giurato davanti all'assessore alla mobilità Antonio Piu, delegato dal sindaco per conseguire l'attribuzione della qualifica di agenti di polizia amministrativa. Infatti, a seguito di tale giuramento, il personale interessato, che ha frequentato uno specifico corso e superato un esame regionale, si è iscritto ora dall'assessorato regionale di trasporti in un apposito registro, acquisendo la qualifica di agente di polizia amministrativa. Si tratta del conferimento di una funzione che rafforza il ruolo di quelli che sono conosciuti come controllori e che svolgono il compito di verificatori di titoli di viaggio. Fra alcune settimane, conclusa l'intera procedura, i nuovi pubblici ufficiali dell'ATP e degli altri gestori potranno agire con la stessa autorità che hanno ad esempio le forze dell'ordine nell'esercizio dei controlli relativi alle violazioni del codice della strada. Tutto ciò avverrà in esecuzione della legge regionale che ha anche sostanzialmente raddoppiato gli importi delle sanzioni e che consentirà in caso di mancato pagamento la riscossione forzata delle somme dovute. La circostanza che assieme ai dipendenti dell'ATP abbiano prestato giuramento anche appartenenti ad aziende private è significativa di un nuovo modo sinergico di operare tra gestori diversi che esercitano servizi di trasporto nello stesso territorio. Al giuramento hanno presenziato il presidente dell'ATP Roberto Mura e il direttore generale dell'azienda Roberto Pocci.
Proseguono gli incontri all'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, inseriti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa. Perché il cosiddetto vandalismo dei graffiti viene spesso associato al disordine e al disequilibrio sociale, mentre invece la pubblicità e la sua invasione di spazi all'ordine e alla norma, magari il fenomeno va inquadrato come espressione di una libera circolazione di parole e immagini al di fuori del totalitarismo economico, un fenomeno artistico con venature poetiche. È uno dei temi che sono stati affrontati nell'aula magna dell'Accademia delle Belle Arti Mario Sironi di Sassari questa mattina. A discuterne Marcello Faletra, critico, saggista, studioso di arte moderna e contemporanea, redattore della rivista Cyberzone ed editorialista di Artribune. Insegna estetica dei new media e fenomenologia dell'immagine all'Accademia di Belle Arti di Palermo. Oggi parliamo del pastore tedesco in compagnia di Davide Pala dell'allevamento dei rossomori. Benvenuto Davide. Allora, il pastore tedesco è definito il cane per antonomasia, ma come va trattato e come va tenuto? Ma io forse sono di parte, ma considero una delle razze più semplici da allevare. Solitamente il consiglio che io do, innanzitutto, di non prendere un cucciolo di pastore troppo piccolino, dai 60 giorni in poi senz'altro, un cucciolo di 75-90 giorni ideale, scegliere un cucciolo curioso, che abbia voglia di giocare, che abbia un giusto istinto predatorio. Sicuramente è un cane che viene impiegato oltre che per pastore per utilità e difesa, quindi ci sono degli aspetti del cane che sono molto importanti nella scelta del cucciolo. In assoluto è un cane semplicissimo, facilissimo da allevare, una delle razze più semplici. Ma è vero che questi cani è sconsigliato tenerli a casa perché hanno bisogno di spazi all'aperto? Allora, come tutti i cani e tutte le razze, hanno una storia nata dal lavoro, dall'essere ausiliari dell'uomo nelle funzioni del lavoro, a prescindere dal pastore tedesco, dalla razza. Ecco, questo è un fatto generale di tutte le razze. Il pastore tedesco ha necessità assolutamente di spazi, di tempi soprattutto, perché è un cane nato per condurre le greggi, poi noi l'abbiamo adattato a tante altre funzioni. Lui impara anche ad adattarsi alla vita d'appartamento. Su questa cosa nel tempo ho cambiato anche idea, però assolutamente è una sua necessità fisica e mentale il dover espletare delle funzioni vitali all'aperto, che sono quelle che fanno parte delle sue pulsioni naturali, quindi l'istinto di predare o l'istinto eventualmente della ricerca e del gioco. Per quanto concerne l'alimentazione, un consiglio? Io consiglio, ormai in commercio ci sono degli ottimi mangimi di tante marche, a prescindere, io sono testimone di una marca e sarei assolutamente di parte a dirvi, però assolutamente un buon mangime, i mangimi ormai sono completi, insomma l'animale potrebbe mangiare solo quello. Io personalmente consiglio anche di dare dell'alimento fresco, come per esempio le carni. Dimentichiamoci che il cane è un carnivoro, quindi fa parte della sua alimentazione naturale l'alimentazione carnivora, quindi l'alimentazione da carne. E poi si può dare del riso se uno vuol fare il pappone, il pastone, insomma vuole completare, però con le crocchette si risparmia tempo. E lui è pronto a gareggiare, come si chiama? Si chiama Killer dell'Alpe Adria, il maschio? Cane. Ma è un maschio, sì, certo. Ciao Killer, ciao, ciao bello, ciao. Bene, grazie Davide. Grazie. Amici, anche per oggi è tutto, alla prossima puntata, grazie. Sì.
Salve a tutti, insieme anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. A disposizione ci sono 300.000 euro che saranno utilizzati per ripristinare i danni infrastrutturali che interessano la borgata dell'Argentiera e consentiranno di realizzare interventi di regimazione delle acque e la messa in sicurezza dell'area. Si tratta di fondi che arrivano dalla regione e che sono stati inseriti all'interno del piano regionale infrastrutture che prevede interventi per 40 milioni di euro su tutto il territorio regionale. Una nuova iniezione di energia per l'amministrazione comunale di Sassari che sta puntando alla riqualificazione dell'ex borgata mineraria. I fondi destinati all'Argentiera, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, saranno utilizzati per sistemare la strada interna della borgata che da piazza Marchese Camillo conduce attraverso via Podestà sino a piazza Cantina, quindi prosegue sino alla vecchia miniera. La strada sarà completamente rifatta con opere che consentiranno di regolare la portata delle acque, quindi sarà anche asfaltata. Le colline che sovrastano la strada saranno piantumate con essenze tipiche del territorio, così da evitare possibili frane. La notizia del finanziamento della regione è stata data dagli assessori ai lavori pubblici Ottavio Sanna e alla mobilità Antonio Piu durante un incontro svolto a margine della riunione del Consiglio Comunale con alcuni cittadini dell'Argentiera che più volte avevano segnalato la necessità di intervenire appunto sulla strada. I due assessori, ciascuno per la propria parte di competenza, hanno assicurato che daranno da subito agli uffici il compito di predisporre i progetti necessari all'avvio delle opere. Un intervento nel segno della continuità e dell'attenzione che l'amministrazione sta rivolgendo all'Argentiera e alla sua comunità che guarda a Sassari per una serie di interventi in grado di assicurare un'adeguata valorizzazione della borgata. Bene, questo è quanto ci arriva dal comune di Sassari. Anche per oggi noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. In chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti li trovate all'interno del nostro sito internet www.telegi.tv, all'interno del quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni, e come al solito vi ricordo anche di andare a visitare la nostra pagina Facebook Telegi, la televisione di Sassari. Vi lascio ora la nostra pagina sportiva, io vi saluto, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Missione compiuta. La Dinamo, con una gara eccellente, fatta di difesa, carattere e tanta voglia di vincere, ha fatto suo il match contro il Partizan Belgrado per accedere così alla seconda fase di Champions. 99-85 il risultato finale di un incontro che ha visto Lideca e compagni trionfare su un avversario rude e forte atleticamente, che ha cercato, sebbene privo di alcuni titolari, di mettere subito in chiaro la situazione con un avvio molto intenso, portandosi sul 3-10 dopo 4 minuti. Ma la Dinamo non si è fatta intimorire. Ha inserito Stipcevic e Savanovic e la musica è subito cambiata. 11-18 e poi grazie ad un parziale di 8-0 vanno addirittura avanti 19-18. Ma la prima frazione si chiude in favore del Partizan 22-19. Nel secondo quarto la Dinamo spicca il volo e con ottime percentuali dall'arco inizia a staccare gli avversari fino al più 11, andando poi al riposo sul più 9, 51-42. Si riparte con un piccolo blackout dei biancoverdi, concedendo il pareggio al Partizan che piazza un break di 9 punti, ma è il canto del cigno. La Dinamo regge bene e con un controbreak riprende a volare, chiudendo sul più 9 il terzo quarto. Nell'ultima frazione addirittura dilaga fino al più 22, ma ormai i giochi sono fatti e la vittoria è assicurata. Stipcevic è immenso, ma Savanovic, Dercole, Bell e tutti gli altri non sono da meno. Il secondo obiettivo è stato raggiunto e ora si guarda avanti con la consapevolezza di essere davvero grandi. Venerdì il sorteggio ci farà conoscere gli avversari e poi già da domenica la grande sfida con Reggio nella seconda di ritorno di campionato nel posticipo serale. Ora ci siamo. La Dinamo è tornata grande e fa paura a tutti.
si aprono le danze e sotto a chi tocca. Sono molto contento, in questo momento sono veramente, faccio fatica a dire qualcosa che non sia di grande soddisfazione nei confronti dei ragazzi, perché per un allenatore vedere difendere in quella maniera contro una squadra che ogni volta ha alzato il braccio ha fatto canestro e attaccare passandoci la palla così tanto, eseguendo così in maniera perfetta, è il massimo che ci può essere. Vedere una panchina così che partecipa così tanto, vedere la gioia degli spogliatoi, è il massimo che uno possa chiedere. Una partita contro di loro doveva essere quello di provare a correre, perché sono più grossi di noi, specie negli esterni, e poi dovevamo essere bravi ad attaccare il loro raddoppio utilizzando sempre le sponde alte per creare i triangoli dall'altra parte, dal lato debole. L'abbiamo fatto bene coinvolgendo anche molto i numeri 5, e quindi coinvolgendo molto i numeri 5 si è allargata molto la loro difesa e siamo riusciti a creare, oltre al gioco interno, dei tiri aperti per l'esterno. Nella storica palestra Silvio Pellico in via dei Mille a Sassari, ancora una partita di campionato provinciale di prima divisione femminile e ancora protagoniste le fortissime pellicane della Silvio Pellico 3P, che si sono imposte sulle avversarie della Sorso Volley per 3-7-1. Nonostante i due set di scarto, non è stato facile per le ragazze di casa imporsi sulle loro avversarie, che hanno fatto sudare ogni punto tenendo sul filo del rasoio tutti i parziali dei 4 set disputati. La Silvio Pellico però alla lunga ha fatto valere il proprio potenziale, accompagnata da una grinta e un'organizzazione eccezionale che ha fatto pendere inevitabilmente il l'ago della bilancia a loro favore, avendola meglio sulla Sorso Volley, che si è dimostrata comunque un'avversaria molto ostica e difficile da affrontare, alla quale è mancato però un po' di cinismo e cattiveria agonistica nei momenti chiave del match, qualità dimostrate a pieno invece dalla squadra sassarese. Per quanto riguarda i parziali, invece, abbiamo visto il primo set terminare con il punteggio di 25-16 per le pellicane, a scapito di una Sorso Volley ancora in fase di ambientamento. Nel secondo set viene fuori la qualità delle avversarie, che si impongono per 25-18, riportando la situazione in pareggio. Il terzo set vede di nuovo la Silvio Pellico impadronirsi del gioco e chiudere il set per 25-21. Il quarto e ultimo set è stato il più combattuto e le pellicane sono riuscite solo al termine ad avere la meglio sulla Sorso Volley grazie ad una prova di forza di tutta la squadra, chiudendo per 27-25 e regalando la gioia ai tanti tifosi presenti. Teso mia, danno in piazza mia, sali terra de capizza e so scanto che ti zeppa zola, ascolta io, canto da pinteso mia, canto in lobo d'oro, stillo del suo coro e ballos, da Isaoga de Maria, canto da pinteso mia, canto di Aisa cavalcata in processione, so scostume de so sardo so. Un valore, so scadito te saiara, su durrone de donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua, e spigata messa tutta, cando viero da giamado, terra mia. Testa ste gallura campidano e baronia. Domo mia, tu esepia, che mi stella in custu che lu, se meravigliosa. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30, ospite della puntata il poeta Salvatore Pinna.
TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.